occasione importante di parlare di premierato, la riforma costituzionale che il governo sta portando avanti, diciamo anche nella sottovalutazione dei mezzi di informazione. Il premierato è una delle tre riforme che ha cominciato a renderci conto, messe in campo dal governo di Forza Italia, della Lega e di Fratelli d'Italia, con autonomia differenziata, la riforma della giustizia, sono tre capisaldi del loro programma. Sappiamo tutti che questa mattina è stata approvata alla Camera dei Deputati la legge sull'autonomia differenziata e quindi il premierato sta facendo il suo iter, che è diverso, ma comunque sta marciando a grandi passi. Prima di tutto, in qualsiasi considerazione, mi preme ringraziare il Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Ugo De Siervo, consentito a partecipare a questa iniziativa e sicuramente il suo intervento farà luce sull'argomento del giorno. Effettivamente migliore voce non potevamo avere, per cui oggi sulla stampa ho fatto un'intervista del Presidente riguardo al premierato, per cui ci siamo un po' preparati su questo incontro di oggi. Lo ringraziamo davvero di cuore della considerazione che ha avuto per noi. Ringrazio anche il sindaco di Sesto, Lorenzo Falchi, il segretario della Camera del Lavoro Metropolitana che è arrivato, e il segretario dello Stretto di Firenze, Mario Battistini. Voglio ringraziare anche le associazioni del territorio e le formazioni politiche presenti con i loro rappresentanti e i compagni delle leghe, dello SPI, che ci hanno dato il loro sostegno con la loro presenza. Eccolo! Allora, noi come SPI di Sesto, ma ovviamente penso si possa... Elena, non la ringrazio. Ci siamo già ringraziati. Allora, ci teniamo però a precisare che lo SPI, che è quello di Sesto, ovviamente insieme allo SPI di Firenze, di Toscana, d'Italia, che ci saremo sempre, in qualunque momento, ci sentiremo protagonisti di tutte le iniziative che verranno messe in campo per contrastare questi progetti di riforma, che poi però mirano a dare una svolta autoritaria al tema. Ieri pomeriggio si è svolta una manifestazione delle forze politiche di opposizione, delle organizzazioni sindacali e sociali in difesa della Costituzione, a Piazza Santissimi Apostoli. C'era il nostro segretario, lui era molto partecipata, però dovrà essere la prima di una lunga serie incessante, perché su questi temi non dobbiamo far calare l'attenzione. Io non so più che cosa dire, vi ringrazio ancora, non voglio perdere tempo al Presidente. Io do la parola ad Elena Iazzi, che è la coordinatrice della Camera del Lavoro della Piana, Sesto, Campi e Canezzano, e farà il suo intervento. Scusate una cosa, prima di dare la parola a lei, voglio dire, lì c'è un banchino per le firme per il nostro referendum. Ora, io vi prego, quando parla il Presidente, se non sa se andare a firmare, potete farlo dopo, quando parla la CGL, cioè quello che è per caso. Quando parla Renato, quando parla anzi, apprezzato se lo fa. Presidente, vogliamo stare qui e la firma si mette dopo. Grazie.
tanto evitare qualche strafalcione, e spero comunque di non fare lo stesso leggendo queste righe. Sì, perché credo che insomma dare, come dire, almeno una traccia delle nostre preoccupazioni, delle nostre considerazioni possa essere comunque d'aiuto anche alle nostre riflessioni e alle nostre azioni successive, perché come ricordava anche Simonella abbiamo tanto da fare e da lottare. Allora, come abbiamo ben visto e letto, ieri sera è stata approvata al Senato la riforma di alcuni articoli della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio e non solo. Non è la prima volta che come CGIL affrontiamo con estrema determinazione ogni tentativo di modificare, depotenziare, stravolgere la Costituzione contro chi attacca i suoi principi fondanti e gli equilibri trovati tra i poteri dello Stato. Una Costituzione che per noi è frutto di un'epoca di fame, sangue, guerra, lotte per la libertà e per la giustizia, e che non a caso noi pensiamo che abbia funzionato proprio con i suoi limiti proprio per questa sua origine. I temi identitari del nostro Paese sono indicati con molta chiarezza, almeno noi riteniamo che sia così: democrazia, lavoro, uguaglianza, solidarietà, laicità, equilibrio tra unità e autonomie, antifascismo, e sono sostanziali per portare avanti la realizzazione di un modello sociale di fatto, come dice l'articolo della Costituzione, solidaristico, che si fonda sulla centralità della rappresentanza parlamentare, che pone al centro dell'intervento pubblico la salute, l'istruzione e il lavoro. L'attacco di questo governo e di questa compagine politica non nasce solo oggi come elemento distintivo o di ripalza di una sconfitta del passato, ma si ripana nell'arco della storia della nostra Repubblica, a partire dal rifiuto stesso nel momento della sua scrittura e della sua votazione, che continua attraverso tentativi sovversivi, massonerie, stragismo, ed è oggi attuata attraverso un abuso politico della storia e quella che qualcuno definisce la denegazione, e del motto che ispira anche le dichiarazioni spesso della Presidente del Consiglio, no? L'avrete sentita, l'abbiamo sentita tutti, proprio nelle occasioni in cui si celebra, si ricorda o la nascita della Costituzione o il primo voto, le donne al voto, si ricorda appunto la promulgazione della Costituzione, è quello, l'atteggiamento è quello di non rinnegare e non restaurare. Noi pensiamo che si basi forse anche sul fatto che come italiani non si sia fatto fino in fondo i conti con il passato fascista, come dice qualcuno, non aver fatto i conti con la responsabilità della nascita del fascismo, come se fosse rimasto fino ad oggi un rimosso della coscienza nazionale. Tanto che assistiamo, ahimè, ad uno smontamento degli ideali antifascisti, perdendo il senso della grande importanza del valore della democrazia. Pensiamo anche che alcuni degli elementi che hanno prodotto l'opportunità per le destre nel nostro Paese, e non solo, visto anche l'esito delle elezioni europee, di sferrare un colpo mortale alla nostra democrazia nascono, a nostro avviso, innanzitutto da una frattura tra il popolo e la rappresentanza, da un tradimento per il quale proprio i principi di giustizia e uguaglianza, di un lavoro che consenta la realizzazione di sé e della propria dignità, sono stati abbandonati dalla politica, una crisi della democrazia rappresentativa. Aumento della povertà, precarietà e frammentazione del mondo del lavoro, sanità e istruzione pubblica dequalificata, sempre di più costosa e meno inclusiva, problemi della casa e altro, sono tutti elementi su cui a nostro avviso fa presa l'inganno dell'autonomia differenziata e del presidenzialismo proposto dal governo come soluzione a tutti questi mali. Come se fosse possibile per ognuno trovare il modo nel proprio territorio, in una dimensione territoriale sempre più piccola, sempre più ristretta, di risolvere i nostri problemi. Temiamo invece che alle disuguaglianze sociali aumenteranno e si sommeranno le disuguaglianze territoriali, già fortemente e drammaticamente presenti nel nostro Paese. L'elezione diretta del Premier e del Sindaco d'Italia forse si fonda anche su una motivazione falsa e su un modello sbagliato. Falsa, perché non è vero che il potere di garante del Presidente della Repubblica rimarrebbe invariato, e sbagliato perché lo si assimila al modello del sindaco, come se amministrare una città fosse la stessa cosa che amministrare una nazione. E questo ci porta anche a un'altra riflessione su una serie di errori anche dei precedenti governi dichiarati, che si dichiaravano, si dichiarano di centro-sinistra, di sinistra, quel che si voglia, che non solo sui temi del lavoro hanno portato avanti alcuni cedimenti, lo dico in maniera diplomatica, come Giozzato, stiamo raccogliendo proprio le firme per abrogarlo, ma anche quando si è rincorsa l'antipolitica e l'idea di secessione della Lega.
tentando una sorta di mediazione demagogica di cui oggi paghiamo le conseguenze nella modifica appunto del titolo unico. Oggi il tema che ci riguarda profondamente, e quindi ci riguarda sicuramente come rappresentanza sindacale, come sindacato, non è solo come difendere la nostra Costituzione, ma anche quello di come ricostruire un nuovo forte rapporto di fiducia e partecipazione tra la rappresentanza e le persone. E quindi con questa iniziativa di oggi vogliamo proseguire sul nostro percorso di approfondimento e consapevolezza diffusa, che mi permetto di dire deve essere davvero un'opera che non è solo appannaggio di qualcuno, chiamiamo così come me, diversamente giovane, deve essere una cosa di consapevolezza di tutti, in particolare dei giovani e del rischio che hanno per il loro futuro. Di cosa significa il tentativo di trasformazione in atto della nostra Costituzione? Di quali effetti drammatici potrebbe avere per la nostra democrazia e come e con quali strumenti si possa impedire tale destrutturazione di ciò che a tutt'oggi per noi rimane l'arbitrave di garanzie di equilibrio nel rapporto e nella divisione dei poteri. E quindi dovrà essere tanto più la politica, quella che ancora si ispira ai valori dell'antifascismo e alla difesa della democrazia e di una Repubblica fondata sul lavoro, ad essere in prima linea, insieme, in questa battaglia, perché la Costituzione non solo venga difesa, ma venga completamente attuata in tutte quelle parti che ancora rimangono lettera morta. Qualcuno, qualche altro presidente della Corte Costituzionale, l'ha definita persino una sfida alla propria coscienza. Per questo davvero anch'io mi unisco ai ringraziamenti ai partecipanti a questo evento, al sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi, mi permetto di provocare diciamo della sua doppia valenza di rappresentanza delle istituzioni del territorio, del comune, ma anche di politico. Ed in particolare ringraziamo ovviamente il Presidente Emerito della Corte Costituzionale che si è reso subito disponibile a darci il suo importante e prezioso contributo per comprendere non solo il valore intimo e intrinseco della nostra Carta Costituzionale, ma anche le conseguenze e i risvolti più complessi di queste riforme. Ora io volentieri appunto do la parola al Sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi, per un contributo. Ciao a tutto voi. Buonasera a tutte e a tutti, grazie innanzitutto allo SPI e alla CGL per questa occasione, per questa opportunità, credo ce ne sia un grande bisogno per fare chiarezza, per fare informazione e anche per costruire una consapevolezza politica rispetto a un passaggio così delicato che il nostro Paese, che le istituzioni democratiche del nostro Paese si stanno giocando. Mi fa molto piacere ovviamente essere qui su questo stesso palco del professor Desiervo, lo dicevo prima a battuta, ma nemmeno più di tanto, l'unica altra volta in cui abbiamo avuto l'occasione di partecipare insieme ad un'iniziativa, era proprio in questo luogo, era l'autunno del 2016 ed era un'iniziativa contro la riforma costituzionale all'epoca promossa e come ricordate il referendum del dicembre del 2016 sancì la fine, per fortuna, di quell'esperienza di riforma costituzionale, quindi spero che sia di buon auspicio diciamo questo incontro anche per tutti i passaggi, per la battaglia politica che deve essere fatta. Ora ci si potrebbe anche domandare, qualcuno forse lo potrebbe fare, che c'entra la CGL, che c'entra lo SPI, che c'entra il sindacato che si vuole occupare, ragionare, discutere di riforme istituzionali, di Costituzione. È proprio la nostra Costituzione invece a raccontarci come si erano immaginati i padri e le madri costituenti l'organizzazione della vita civile, politica, economica, sindacale del nostro Paese. E il ruolo che hanno attribuito già all'interno della Costituzione ai corpi sociali intermedi, alle organizzazioni di vario tipo, ai sindacati, alle associazioni, a tutte quelle organizzazioni, presi partiti, che in qualche modo hanno il compito nei vari campi della vita civile del nostro Paese di organizzare quella vita civile e politica, di portare avanti non solo le proprie prerogative, i propri interessi, portare avanti il proprio punto di vista, ma contribuire in maniera collegiale e collettiva alla crescita civile di un Paese. E questo tipo di riforma, questo tipo di in qualche modo si continua a proporre al nostro Paese con il premierato, ma aggiungerei anche con il combinato disposto ancora più pericoloso di premierato e autonomia differenziata,
si va in una direzione diametralmente opposta rispetto a quella contenuta nella nostra Costituzione, ma che non è solo contenuta nella nostra Costituzione, che io personalmente condivido profondamente. Noi provano a costruire il governo Meloni, per essere al governo, chi è fautore di questa riforma, uno Stato completamente diverso, un paese nel quale sostanzialmente il Parlamento perde ogni tipo di funzione, ogni tipo di autorevolezza, ogni tipo di ruolo all'interno del paese. Già oggi il Parlamento è molto più svuotato nei fatti il proprio ruolo rispetto al passato. Con la riforma del premierato ci si immagina un Parlamento e dei parlamentari eletti al traino di quello che sarà il candidato Presidente del Consiglio eletto direttamente dal popolo. Quindi un Parlamento di fatto chiamato ad alzare la mano, a passare la mano secondo i voleri di chi viene eletto. Se questa non è una torsione autoritaria da un punto di vista istituzionale, voi dovete dirmi quale altra definizione di torsione autoritaria possiamo immaginarci. Il nostro paese, se dovesse essere approvato il premierato, si ritroverebbe l'unico caso in Europa ad avere una forma di governo totalmente appiattita sul Presidente del Consiglio, scelto in un rapporto diretto tra il popolo e la persona chiamata a governare e decidere le sorti del paese. Se questo lo associamo all'altra riforma, quella dell'autonomia differenziata, che questa sta seguendo purtroppo il proprio iter all'interno del Parlamento, ecco che si viene a generare una situazione del tutto esplosiva e del tutto pericolosa dal mio punto di vista. Uso questa parola non avendo piacere di usarla e provando ad alzare i toni, ma pericolosa da tutti i punti di vista. L'autonomia differenziata è di fatto dividere il nostro paese ancora di più di quello che è oggi nei fatti, in tante realtà completamente diverse l'una dall'altra. L'obiettivo è chiaro, sarà complicato arrivarci, cercheremo di impedirlo e glielo impediremo, ma l'obiettivo che porta avanti anche la riforma dell'autonomia differenziata è un obiettivo chiaro, quello di dividere ancora di più le aree del nostro paese tra quelle aree più avvantaggiate, con più risorse, con l'idea di lasciare ancora più risorse, ancora più autonomia a quella regione e lasciare tutto il resto del paese al proprio destino, un destino ancora più povero, un destino fatto ancora più di isolamento, di lontananza, di mancanza di risorse, e voglio dire individuare livelli minimi su alcuni tipi di servizi, ma quali livelli minimi? Cioè, oggi lo vediamo in tanti ambiti della nostra vita, la sanità, uno su tutti, quanto ci siano delle differenze incredibili e gravi tra regioni e anche all'interno delle stesse regioni tra territori diversi. Ecco, io credo che perseguire queste due strade, perseguirle insieme, sia oggettivamente una strada molto pericolosa. Mi rendo conto che sia molto complesso farlo vivere al nostro paese, perché viviamo in un contesto nel quale l'astensione alle elezioni ha raggiunto percentuali immaginabili fino a pochi anni fa, e l'astensione è ovviamente sintomo, frutto di una disillusione, di una distanza, di una lontananza delle persone dalle istituzioni e dalla politica, e istituzioni intese come strumento per provare a cambiare la propria vita. Le persone non vanno a votare non perché non gli piaccia il candidato o i candidati che si presentano, ma perché ritiene che sia sostanzialmente inutile, perché chiunque voterò farà più o meno le stesse cose, non sarà comunque in grado di portare avanti quei cambiamenti nella mia vita morale, materiale, quotidiana, di lavoratore, di pensionato, di cittadino, e provare a risolvere quei problemi che hanno il paese da anni, che però si aggravano sempre più. Ecco, di fronte a questo io credo ci sia una responsabilità politica molto grave di chi continua a deludere i veri problemi del nostro paese. Il tema del divario sempre più forte tra nord e sud, e anche all'interno delle stesse regioni oramai tra alcune aree ed altre, pensando alla Toscana, la differenza che c'è tra alcune aree, quelle della Toscana centrale, Firenze, Prato, Pistoia, le aree della costa, le aree diciamo più interne. Differenze che sono quindi territoriali e differenze che sono invece di reddito, di patrimonio, di opportunità, di occasioni che ci sono. Aumenta sempre più il divario tra chi ha tanto e chi ha grandi patrimoni e grandi ricchezze, che deve tendenzialmente crescere grazie a normative, leggi una normativa che sostiene e aiuta l'accrescimento delle ricchezze per chi è già ricco, e che invece rende sempre più complicato e fa scivolare sempre di più una fetta sempre più grande di popolazione in condizioni di
non autosufficienza, comunque devo far fronte ai propri bisogni. Questo vale per centinaia di migliaia di lavoratrici e di lavoratori, vale per i pensionati del nostro paese, vale per fasce sociali sempre più ampie. E allora di fronte a questo si elude tutti i temi, tutte le vere emergenze e si prova a raccontare di un problema del nostro paese che non c'è una velocità di esecuzione, non c'è una velocità di trasformazione tra le idee e i programmi in leggi e diciamo iniziative governative. E quindi ci si inventa prima la riforma costituzionale del 2016, che dice che il problema è il pluralismo, si sta troppo tempo in Parlamento a discutere, bisogna fare procedimenti di costruzione delle leggi molto più veloci, molto più rapide, perché il problema è la lentezza. Oggi si dice che il problema è il Parlamento, perché comunque il Parlamento continua a ingessare, a bloccare il pieno dispiegarsi dei programmi e delle volontà del governo. Il problema è che c'è troppa uguaglianza all'interno di questo paese, quindi proponiamo un'autonomia differenziata, così permettiamo di crescere a chi in questo modo è bloccato, a quelle realtà economiche più avanzate che sono bloccate, trattenute, fermate dalla zavoria di chi invece vive una condizione molto più difficile dal punto di vista economico. E non si dice invece quella è la verità sotto gli occhi di tutti, in questo paese ha tanti problemi, ma che non ci sono scorciatoie dell'uomo solo, della donna sola al comando che li possono superare. E che tutte le volte in cui negli ultimi 30 anni abbiamo provato ad andare in una direzione in cui si prova a bypassare i processi democratici, la discussione, il coinvolgimento dei corpi sociali intermedi, tutte le volte si è provato a trovare strade più veloci, più rapide, che taglino tutto questo e taglino la zavorra del passato contenuta nella nostra Costituzione, abbiamo sempre peggiorato la situazione. Abbiamo già oggi un Parlamento, lo dicevo prima, che di fatto è trasformato sempre di più in un luogo di ratifica delle decisioni prese dal governo, di ratifica dei decreti legge piuttosto che di percorsi diciamo, di legislazione nata all'interno del Parlamento, e comunque si continua a dire che il problema è il Parlamento, che il problema è la democrazia, che il problema è la rappresentanza degli interessi diversi, delle visioni diverse che sono all'interno di questo paese. Ecco, io credo che questo sia una visione profondamente pericolosa per le istituzioni democratiche del nostro paese. E mi rendo conto, come dicevo prima, sia molto complicato farlo capire a un paese, a una popolazione, a una cittadinanza che è molto disillusa rispetto alla capacità della politica invece di far fronte e di prendere il petto, di dare risposte vere ai problemi del paese. Ma scorciatoie non ci sono. O meglio, scorciatoie si possono provare a prendere, ma sono scorciatoie pericolose che troveranno la resistenza di un pezzo importante del nostro paese, che nelle occasioni più importanti ha saputo mobilitarsi, ha saputo costruire convergenze tra le organizzazioni sindacali, tra il mondo associativo, tra quei corpi sociali intermedi, quei partiti che sentono l'esigenza di salvaguardare le istituzioni che vogliono. E questo credo sia un dato, diciamo, fondamentale da cui ripartire. E dobbiamo farlo anche provando a sfatare quei miti, quei racconti che in qualche modo vogliono farci rappresentare una modernità queste controriforme o queste torsioni autoritarie. Voi vi ricordate, ora Putin da qualche anno è diventato, diciamo, un po' difficilmente difendibile anche nei paesi dell'Europa occidentale. Qualcuno continua a difendere quel modo, diciamo, di intendere le istituzioni, quel modo di intendere le forma di Stato. Nel nostro paese però c'erano tante forze politiche, queste sono le stesse che adesso ci propongono questa riforma del premierato, e ci raccontavano invece che i paesi come la Russia, l'Ungheria, dove insomma che hanno tolto un po' di quei pesi, quei contrappesi, non ci sono quei pesi, quei contrappesi, quelle lungaggini, quei lacci, quei lacciuoli tipici dei paesi democratici. Lì si decide velocemente, c'è il capo che viene eletto dal popolo, ha la capacità di capire qual è il rumore, le volontà, i desideri, le necessità, i bisogni del popolo, riesce a trasformarlo velocemente, perché non è che deve discutere col Parlamento, con le forze politiche, con i rappresentanti dei territori, con i rappresentanti dei lavoratori, con i rappresentanti delle imprese, con il mondo associativo e le forme organizzative del nostro paese. Ecco, io credo adesso non hanno il coraggio di fare quell'esempio lì, ma è sempre quello il modello a cui si guarda. E questo è estremamente pericoloso in un contesto in cui rischiano di venire meno tutti quei pesi e quei contrappesi
che non sono lance e fagioli, ma sono la base della violenza. Pensate anche allo svilimento, lo diceva benissimo Elena, poi mi avvio a concludere perché non voglio essere troppo lungo, e ovviamente siamo tutti interessati ad ascoltare il professor Desiervo, che è molto meglio di me, molto meglio di noi, potrà entrare ovviamente nel merito degli aspetti della riforma sul premierato. Ma la visione che si ha, il ruolo che uscirebbe del Presidente della Repubblica, che nella nostra Costituzione ha un ruolo ben definito, chiaro, estremamente importante, con la riforma del premierato è un ruolo totalmente svilito, inutile, non fa sostanzialmente più nulla, non svolge più quella funzione fondamentale che assegna la nostra Costituzione. Anche questo, quante volte nel corso degli ultimi anni è stato visto come un elemento del fastidio, un elemento del rallento, un elemento che, come dire, non permette il pieno dispiegarsi della volontà del popolo, che deve tradursi nel rapporto tra il popolo e il Presidente del Consiglio, tra la moltitudine e l'uno. Ecco, io credo che questo sia estremamente pericoloso, ed è altrettanto pericoloso provare a fare quel parallelo che diceva Elena tra le modalità con cui si elegge un sindaco, le modalità con cui funzionano i comuni del nostro ordinamento e come deve funzionare uno Stato. Il primo elemento di questa assurdità sta nell'evidenza, cioè governare una città e prendere scelte che riguardano una comunità locale, piccola o grande essa sia, non ha lo stesso impatto e non ha la stessa rischiosità di decidere le sorti di un paese, delle sue norme, del suo ordinamento, delle sue architrave, è un po' diverso, insomma, prendere decisioni che riguardano una comunità locale, che riguardano tutto il paese. Ma io chiedo anche che dobbiamo riflettere invece anche sugli elementi che in qualche modo comportano un rischio, anche per quanto riguarda le modalità con cui funzionano le elezioni dei sindaci, le elezioni dei consigli comunali del nostro paese. Io ho sempre sostenuto e continuo ad essere assolutamente contrario all'aumento del numero dei mandati consentiti a un sindaco. Naturalmente, come sapete, con questo con i municipi si può fare solo due mandati. Questo è un tema messo continuamente in discussione, anche su questo non escludo e avere il Parlamento spinto da molte persone ci voglia tornare su. Ma perché ci sono i due mandati? Non perché si voglia in qualche modo limitare i rischi che un sindaco rubi o faccia cose contrarie alla legge, che si possa fare anche due mesi dopo che si è, ma per come è il nostro ordinamento e per come funziona il mondo. Il sindaco si ritrova con un potere molto forte, accentra su di sé una serie di relazioni, di rapporti che sono davvero molto poco mediati dal rapporto con il consiglio comunale che viene eletto insieme al sindaco e che in qualche modo, almeno per quanto riguarda la sua maggioranza, segue poi anche, diciamo, le sue sorti. Se cade il sindaco, cade anche il consiglio comunale. Questo non è un elemento positivo, ci dobbiamo riflettere su questo, su che cosa voglio dire, su che cosa vuol dire e su perché è importante avere il limite ai due mandati. Noi pensiamo di trasporre questo sistema a livello nazionale come se fosse la stessa cosa, non vedendo tra l'altro anche i limiti e gli aspetti su cui ci sarebbe da riflettere del non funzionamento anche a livello locale, lo prendiamo nel modello di funzionamento di un paese. Ecco, io credo che questo sia estremamente pericoloso. Credo che noi dobbiamo porci con forza a queste due contro riforme, a queste due torsioni del nostro sistema e dell'organizzazione del nostro paese, il premierato e l'autonomia ricerca. Dobbiamo fare tutti gli strumenti democratici che abbiamo a disposizione. Dobbiamo fare mettendo in campo una grande iniziativa democratica, un coinvolgimento di quei partiti democratici, antifascisti, che sono convinti della gravità di queste riforme, insieme a quelle realtà organizzative, sindacati, le realtà associative del nostro paese, che hanno già in altre occasioni contribuito a salvare il nostro paese da derive, sarebbero state molto pericolose. Ecco, io credo che dobbiamo avere tutte e tutti l'urgenza di far capire a tutto il paese il rischio che stiamo correndo. Ripeto, non è facile, ma è assolutamente necessario. Io credo sia un rischio forte, un rischio molto grave per il nostro paese, non c'è scritto da nessuna parte di quelle istituzioni libere e democratiche che sono uscite dalla resistenza, dalla storia bella e importante che il nostro paese ha conosciuto dopo l'occupazione
l'occupazione nazista, dopo la guerra, dopo vent'anni di dittatura fascista, debbano essere in qualche modo così per sempre. E si possono usare gli strumenti di quella costituzionalità per provare a smantellarla dal di dentro, a cambiarla pezzetto dopo pezzetto. Questo è un periodo che noi non possiamo correre, quindi credo che dobbiamo provare a mettere insieme tutte quelle forze, tutte quelle energie che nel nostro paese ci sono, per provare ad opporci, a costruire un'alternativa a questo tipo di torsione autoritaria, e assolutamente non vogliamo vedere. All'altro portata avanti, e davvero concludo, da destre, lo abbiamo visto in Parlamento con le risse, con anche la voglia di voler come dire, azzittire anche con la violenza, facendo rivivere scene davvero indegne nel nostro Parlamento, di provare ad azzittire anche con la violenza, che ora esprime un punto di vista diverso, lo abbiamo visto nelle settimane del discorso, di un atteggiamento di un governo verso ogni forma di dissenso, che sia quella dei lavoratori e delle lavoratrici, che sia quella degli studenti e delle studentesse, le vive con un senso di fastidio, con un senso di volontà di provare a reprimerle, di volontà di provare a fermarle, perché capisce che da quelle forme di dissenso può nascere un dissenso più ampio rispetto a una visione di paese, rispetto a una visione di futuro, che è totalmente diversa rispetto a quella di cui abbiamo bisogno. Per cui grazie davvero tanto per aver organizzato questa iniziativa. Tecnica
ma anche per il suo contrasto con i principi che rendono le basi della nostra democrazia rappresentativa. E questo mi aveva rassicurato in certa misura, allarmato, ma anche rassicurato. Dico, se i miei colleghi più giovani, alcuni dei quali erano a favore dei vecchi tentativi di rifacimento della Costituzione, altri erano contrari, convergono su un giudizio così stroncante, così, sarà una presentazione tanto per fare, tanto una bandierina da far vedere. E invece, essendo andato a due riprese nella Commissione Affari Costituzionali del Senato, ne sono uscito allarmato, perché ho colto una determinazione nei senatori più legati alla maggioranza governativa di andare avanti a testa bassa, senza modificare, sì, modificando alcune parti esteriori, ma senza modificare alcuni nodi, questi sì, pericolosi e anche brutti, diciamo tecnicamente, che prevedono un meccanismo che non sta in piedi. E allora da questo, come dire, mi sono un po' allarmato. Ecco. In realtà il testo che è stato approvato ieri dal Senato è esattamente quello che nella Commissione Affari Costituzionali del Senato passava con un clima pesante. Io ho assistito a scene per cui gli oratori dell'opposizione, i senatori che erano in contrasto con la maggioranza, venivano messi a tacere tanto che in un'occasione hanno sospeso la seduta e hanno chiamato i capigruppo parlamentari, i quali sono intervenuti, perché nel Parlamento bisogna garantire a tutti spazi adeguati di discussione. Dove stanno i nodi fondamentali? Ma intanto un nodo, cioè il nodo dei nodi è l'elezione diretta del capo del governo, una perché è premierato, non vuol dire nulla. E anche qui è una parola che vuole essere moderna perché si collega al termine premier, ma premier in inglese è tutt'altra cosa, è fondato su un sistema parlamentare fortissimo. Qui invece la scelta fondamentale, poi ce n'è tanti di collegamenti, ma insomma la scelta fondamentale è far eleggere il Presidente del Consiglio dei Ministri lo stesso giorno, magari con le stesse schede, con cui si eleggono la Camera e il Senato. Questo vuol dire alcune cose però, molto concrete. Vuol dire uno, che quale presidente con il presidente che piglia più voti attraverso una legge maggioritaria di cui non si definiscono i confini diventerebbe presidente del Consiglio e trascinerebbe con sé la maggioranza delle liste che lo sostengono. Allora, io sono candidato a con delle liste A1, A2, A3, se vinco, magari se ho un voto di più del candidato B o del candidato C, all'inizio c'era scritto il 55% dei deputati e dei senatori sarebbero stati appartenenti ai partiti A1, A2, A3 e quindi correlativamente gli altri partiti sarebbero stati depressi, non avrebbero avuto tutti i deputati e tutti i senatori che sarebbero normalmente dovuti derivare dai loro risultati elettorali. Cosa vuol dire questo però anche? Quindi non solo una scelta maggioritaria scassata, aggiungiamo, perché non si dice nella riforma quanti voti bisogna conseguire, non si dice se non c'è qualcuno che ha già la maggioranza, qual è il premio di maggioranza? Giustamente qualcuno ha notato che il fascismo si è affermato con una legge pessima elettorale che prevedeva che chi conseguiva il 25%
dei voti, pigliava il 70% dei parlamentari. Ecco, si potrebbe fare qualcosa del genere? Così, automaticamente, senza neanche scriverlo dalla Costituzione, ma semplicemente dicendo il legislatore farà una legge maggioritaria. Ma poi l'altro punto che si, magari si capisce meno bene di modo facile, ma insomma spieghiamo, cerchiamo di spiegarlo bene. Tutti i sistemi di governo delle grandi democrazie contemporanee, degli stati contemporanei, prevedono un governo, cioè prevedono un organo preposto alla guida degli apparati, preposto alla guida amministrativa e anche legislativa, di indirizzo legislativo. Ma il sistema è che anche nei sistemi in cui si elegge il corpo elettorale, direttamente elegge il capo dello Stato e il capo del governo, Stati Uniti d'America, sistema presidenziale, oppure Francia, sistema semipresidenziale, l'uno e l'altro sono eletti direttamente dal corpo elettorale. Ma quel corpo elettorale esprime in un altro momento chi sono i rappresentanti popolari, cioè sfuggendo alla polarizzazione violentissima che avviene nel momento in cui io devo scegliere il capo del governo o il capo della Repubblica. E invece immaginate, quindi cosa succederebbe con questa proposta? Succederebbe che i cittadini vengono sempre a votare, ma una volta ogni 5 anni, e appiattiti, schiacciati sulla scelta del presidente del governo, cioè il presidente, i candidati alla presidenza del governo farebbero le liste, scusate, perché noi insomma per vincere tu metti tra i tuoi candidati a essere deputato o senatore i tuoi più fedeli. Ecco, allora, e i cittadini voterebbero una volta ogni 5 anni solo contemporaneamente alla scelta del capo del governo. Per capirci, Biden, presidente degli Stati Uniti d'America, o Macron, presidente della Repubblica Francese, temono le elezioni, ma perché le elezioni non sono insieme a quella che lo ha scelto, ma sono messe volutamente dopo 2 anni, dopo 3 anni, cioè servono a bilanciare, a far bilanciare da parte del corpo elettorale, ha eletto il presidente, quali sono le linee che il presidente deve realizzare. E invece no, in questo caso cosa succederebbe? Ti danno una scheda in cui tu scegli per il capo del governo, deputato e senatore, e poi ogni 5 mesi prima, tra 5 anni ci rivediamo. Beh, insomma, voglio dire, la cosa è pesante. Silenzio. Cioè, si intacca la democrazia, scusate, una cosa molto banale, cioè la partecipazione della gente nel selezionare i parlamentari. C'è una scelta, la scelta che la Meloni dice, scelga il popolo se vuole scegliere il presidente così, ma se vuole scegliere il presidente così e scelga il popolo, si vuole scegliere i deputati e i senatori, non che sia, come dire, canalizzato, no? Obbligato. Allora, questo prima grande scelta, anzi, negativa, ma per far questo è accompagnato da poche altre cose molto negative, che sono da una parte la distruzione dell'autonomia del Presidente della Repubblica, dei poteri e la compressione massima dei poteri legislativi. Due parole per spiegare l'una e l'altra. Noi abbiamo anche una ministra, la Casellati, che dice così, ma la ministra, la senatrice Casellati, ha più e più volte detto che non si toccava il potere del Presidente. Non è vero. I maggiori poteri del Presidente della Repubblica vengono deformati e tolti di mezzo.
della Repubblica ha due grandi poteri nella vita politica: la scelta del capo del governo e lo scioglimento, l'eventuale scioglimento, la minaccia di scioglimento delle Camere. Allora loro cosa fanno? Non tolgono né il potere di nomina né lo scioglimento, ma dicono come e quanto si può sciogliere e come e quanto si può diventare Presidente del Consiglio, cioè Presidente della Repubblica è tenuto a incaricare colui che è il candidato che ha avuto più voti. Il candidato che ha avuto più voti è il capo del governo, è lui che propone al Presidente, imponendoglielo in buona sostanza, come e quando si può sciogliere in modo anticipato il Parlamento. Cioè il Presidente della Repubblica diventa un organo pressoché inutile. In più aggiungete altre cose significative del clima brutto che si trova nella maggioranza parlamentare. E si sparla pesantemente di tutti i coloro che fanno politica o possono essere chiamati a fare politica senza essere passati da una vita di partito. C'è un odio diffuso nei riguardi dei cosiddetti tecnici, no? E pensate che l'Italia ha avuto una decina più o meno di capi di governo, presidenti del Consiglio dei Ministri, nominati in situazioni di grande difficoltà da parte del Presidente della Repubblica. Questo non sarebbe più possibile. Il Presidente della Repubblica non potrebbe neanche più, nominare i senatori a vita per altissimi meriti, anche nulla di, nessuno di noi si straccia le vesti perché ci possono essere fino a 5 senatori per altissimi meriti, ma è significativo del fatto che la politica non si esaurisce nella sommatoria della volontà dei uomini di partito, ma si esprime nel paese, un paese che può andare al di là della mera appartenenza partitica. E invece si fa tutto questo, io vi leggo slogan che corrono in Parlamento, fine ai giochi di palazzo, ai ribaltoni e ai governi tecnici, che sono cose molto diverse tra loro. Ribaltone che vuol dire? Il cambiamento di maggioranza. E perché cambia la maggioranza? Perché i parlamentari sono più d'accordo, non è ribaltone, è dialettica politica a volte discutibile, ma che c'è, e se c'è bisogna dargli canalizzazione, perché altrimenti si fanno semplicemente tacere gli scontenti. Quindi quest'idea che vuole più popolo e meno palazzo, ricordo lo slogan usato dalla consigliamento di destra, è indicativo del fatto che si rifiuta il palazzo, cioè si rifiuta la sede istituzionale dove bisogna confrontarsi, in nome di un popolo il quale in realtà viene chiamato soltanto a dare il suo placet a un candidato ad altro. Anche qui i candidati alla presidenza del Consiglio dei Ministri sono, scusate tanto, delle persone importanti, ma scelte dal vertice del sistema politico. Non è che il corpo elettorale sceglie, è tenuto a scegliere tra alfa, beta, gamma, che sono i candidati indicati. E solo questi possono. Altra cosa semplice, ma si eleggono in modo diretto già i sindaci dei grandi comuni o i presidenti delle regioni, ma non si può fare un paragone del genere. Questo indica anche la scarsa serietà del confronto. Un sindaco, anche il sindaco più potente, il sindaco di Milano, di Roma, esercita poteri amministrativi, è sottoposto a controlli numerosi, è
vigilato dai prefetti, magari anche dagli organi periferici dello Stato. Cioè il sindaco è un importantissimo organo rappresentativo di tipo amministrativo. Se fa sciocchezze, chiamiamole così, termine generico, è sottoposto al controllo dei giudici e prima ancora degli organi amministrativi di controllo. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è un organo che ha una massa di poteri terrificante in confronto e controlli molto più bassi, per capirci. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha poteri di rappresentanza internazionale, è il vertice del sistema finanziario dello Stato, controlla la Banca d'Italia e il sistema finanziario privato e pubblico, riesce a orientare buona parte dei lavori legislativi attraverso la sua partecipazione primaria, importantissima, negli organi europei. Cioè, il Presidente del Consiglio dei Ministri non può essere paragonato, sinceramente, al sindaco anche del più grande comune d'Italia. Ecco che allora adottare lo stesso sistema di elezione non funziona, non funziona. Io poi allora, tante cose cambiano con questa modesta legge confusa. Si delega, si affiderebbe alla maggioranza politica che c'è in Parlamento di poter fare una legge maggioritaria, punto e basta, senza dire maggioritaria per quanto, maggioritaria a che condizioni, bisogna conseguire almeno il 40% dei voti, il 35% dei voti, e come si elegge, oppure pensate. Questa è un'altra cosa che alcuni non hanno pensato. Ma... Dunque, in Italia negli ultimi decenni sono stati ammessi al voto anche gli italiani residenti all'estero. E poi ci si è resi conto che con i criteri che erano stati adottati, gli italiani residenti all'estero sono tra i 5 e i 6 milioni di persone. Quindi, come dire, che avrebbero potere di condizionamento nella formazione del Parlamento fortissimo, senza dare le garanzie di autonomia e di indipendenza nella formazione del voto, perché la cosa vera è che chi vota dall'estero vota in un modo che permette controlli su come vota e cosa vota. Allora si è fatto all'italiana, senza dirlo, ma insomma si sono ridotte il peso del voto degli italiani all'estero. Ma per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri mica si può dire che ogni 10 voti all'estero vale quanto un voto in Italia. Allora devono, ogni testa è un voto, ma è possibile che gli italiani residenti nel Sud America, nel Nord America o nell'Europa, gli altri paesi europei abbiano gli stessi poteri di scelta, in questo caso dei votanti in Italia? Pensate soltanto quanti problemi possono sorgere. Ecco che allora bisogna stare molto attenti. Io ricordo sempre faccio solo due riferimenti ai lavori costituenti, cioè a. Ecco, io ricordo sempre che nei lavori costituenti un famoso esponente politico laico, scusate, sono laici, di un partito laico liberale mazziniano, ecco, che ha avuto un grande ruolo, si chiamava Meuccio Luini, ed è stato incaricato durante l'assemblea costituente, cioè nel momento in cui si sceglieva, si facevano le scelte fondamentali, è stato incaricato di guidare la commissione del 75, cioè la commissione che ha predisposto il progetto di Costituzione.
E in questa bella relazione di Meuccio Ruini, che ha accompagnato, è un nobile documento, insomma, importantissimo, c'è scritto: vi è in Europa una resistenza irriducibile al governo presidenziale per il temuto spettro del cesarismo. Cosa vuol dire? Un uomo che conosceva bene la storia d'Europa, dei movimenti democratici e repubblicani europei dell'Ottocento, ricorda che no, i sistemi presidenziali non sono imitabili, non sono trasferibili, è bene non trasferirli in Europa, perché noi ci si ricorda che gli europei si devono ricordare del rischio dello spettro del cesarismo, cioè della trasformazione del governo di uno in un uno dittatore, di un uno violento dominatore della dinamica sociale. D'altra parte, se noi facessimo gli studi addirittura antichi, mi ricordo quando ero studentello di primo anno di università, mi raccontavano sempre che nella Roma repubblicana, nell'ordinamento repubblicano di Roma, c'erano sempre, il governo era rappresentato da due consoli, due, mai uno, due consoli. Un unico soggetto si nominava e si chiamava dictator. Solo durante la guerra, anche nelle antichissime civilizzazioni che sono alla base della storia europea, si stava molto attenti a non concentrare troppo il potere, perché è un rischio ovvio. Ecco, allora, questo è Meuccio Ruini e il dictator romano. E allora come ne sono usciti i costituenti? I costituenti sono usciti attraverso un ordine del giorno, delle discussioni, alcune scelte fondamentali, ordine del giorno Perassi che affermava, si pronunzia per l'adozione del sistema parlamentare, da disciplinarsi tuttavia con dispositivi costituzionali idonei a tutelare le esigenze di stabilità dell'azione di governo e a evitare le degenerazioni del parlamentarismo. Cioè, i costituenti sapevano benissimo quello che andavano a scegliere, ma scelgono un sistema parlamentare. Il sistema parlamentare vuol dire il sistema fondato sulla rappresentanza degli elettori, i quali a loro volta scelgono un governo. Si ponevano però un problema, le degenerazioni del parlamentarismo, quello che qui si dice, cioè la storia aveva insegnato che bisogna stare attenti a non fare governi troppo mobili, troppo fluidi, poco autorevoli, perché ci vuole anche l'autorevolezza per guidare un grande Stato democratico. Ma questo lo si è realizzato poco in Italia, in realtà poco in Italia. Perché? Perché la contrapposizione degli anni della Guerra Fredda e dopo la degenerazione dei partiti ha favorito sistemi politici molto frammentati, molto spezzettati, che quindi hanno dato al governo non una particolare stabilità, ma nel tempo questa situazione si sta modificando. Attenzione, io prima ho accennato, no, al fatto che il capo del governo è diventato molto più potente di prima negli ultimi decenni, facendo il rappresentante italiano a livello europeo. Molte delle leggi che noi applichiamo Italia ormai sono leggi europee, sono leggi filtrate dalla decisione europea. Chi è che decide questo? L'insieme dei presidenti del Consiglio dei paesi aderenti. Perché adesso vanno a Bruxelles? Perché lì c'è potere. C'è un momento di
in cui si organi in cui si decide. Ecco che allora questo, se noi andiamo sull'Italia, vediamo che nel sistema italiano progressivamente il capo del governo ha già acquistato poteri rilevanti. Seconda cosa, il governo negli ultimi decenni, non negli ultimi anni, negli ultimi decenni, ha acquistato poteri anche troppo, io mi permetto di dire, sulla legislazione. Dall'inizio, negli ultimi mesi sono stati fatti 65 decreti legge, cioè il governo che decreti legge fa il governo, poi li manda al Parlamento che a volte faticosamente, a volte non faticosamente li approva. I 65 decreti legge che ho in mente io rappresentano più della metà delle leggi che sono state approvate in Italia, cioè il governo e quindi il Presidente del Consiglio dei Ministri determina moltissimo anche della legislazione, tant'è vero che, badate, che non solo il Covid, ricordiamoci il Covid è stato combattuto e battuto, io mi permetto di dire, attraverso un eccezionale impegno deciso da chi? Deciso dai governi. Lì siamo andati avanti per un anno e più con decreti legge e DPCM, scusate la parola, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che hanno deciso cosa si poteva fare e cosa non si poteva fare, come si combatteva e quali erano le condizioni della società. Queste cose le ha decise, l'hanno decise i governi, non l'hanno decise. Si è perfino vietato le riunioni pubbliche e private, cosa opinabile dal punto di vista costituzionale. Perfino si sono vietate le messe, in un certo senso, e le altre funzioni religiose di altri culti religiosi. Cioè si sono fatte scelte anche molto incisive da parte dei governi, dietro ai quali il Parlamento ha corso. Tant'è vero, negli ultimi anni il problema è un altro. Il problema è dare canali più chiari di autorevolezza del governo sulla legislazione, ma lasciare spazi decisivi al Parlamento, perché altrimenti il Parlamento si riduce troppo poco. Allora, torniamo alla proposta Meloni, una proposta nella quale i deputati e i senatori di maggioranza derivino dalla scelta che si è fatta per il Presidente del Consiglio dei Ministri, accentua il peso del Presidente del Consiglio dei Ministri sul Parlamento. Cioè, il Presidente del Consiglio dei Ministri fa un progetto di legge che nel giro di pochi giorni diventa legge, perché la maggioranza del Camera e Senato è fatta dai suoi fedeli. Ecco, allora va fermata questo tentativo di riforma costituzionale, perché è una riforma la quale può aprire seri rischi di istituzione di dictator, non di console. Perché i consoli c'erano nell'antica Roma, c'erano i consoli e c'era il Senato. Il Senato era all'improvviso il potere legislativo e i consoli era il potere governativo, chiamiamolo, due, non so, perché non poteva esserci un unico console, ma due. Uno diventava solo nel periodo della guerra. Ecco, allora noi rischiamo di avere un assetto istituzionale in cui paradossalmente individuiamo come eleggere il dictator contemporaneo, che sembrerebbe assolutamente fuori di ogni immaginazione.
cosa succederà? Ma stiamo a vedere, dipende da noi. Voi sapete che le riforme costituzionali, per diventare leggi, devono fare un po' di ginnastica. Bisogna che il medesimo testo sia approvato due volte da Camera e da Senato, con un intervallo di almeno 3 mesi tra la prima e la seconda votazione. Quindi adesso abbiamo avuto la prima votazione, a settembre la Camera dei Deputati metterà mano, tenterà di mettere mano, e poi dopo altri 3 mesi, e poi dopo altri 3 mesi. Dopodiché sapete anche che se nella seconda votazione è richiesta la maggioranza assoluta dei parlamentari, che non è cosa difficile in particolare, ma soprattutto è importante il limite dei 2/3, perché se non si consegue questa maggioranza, se si consegue questa maggioranza particolarissima, la legge costituzionale entra in vigore. Penso proprio che il Presidente della Repubblica difficilmente potrebbe bloccare una legge del genere, ma insomma, lasciamo andare. Stiamo, quindi aspettiamo tutti i referendum. Il referendum poi è un referendum relativamente facile, lo possono richiedere i consigli regionali, un quinto dei parlamentari, dei deputati e dei senatori, quindi questa è una condizione facile. E poi c'è quel particolare referendum, che è un referendum nel quale prevale chi ha più voti, anche se si va a fare così, due votano in un modo, l'altro vota in un altro, prevale la posizione della maggioranza. Quindi è anche un referendum facile per le opposizioni, per capirci. E soprattutto un referendum nel quale bisognerebbe far votare anche i tanti assenteisti degli ultimi decenni, che però è un fenomeno che si è in parte verificato, perché anche nel referendum che vi è stato, sia quello del 2016, sia anche nel referendum che vi è stato, questo approvativo della composizione dei senatori e dei deputati, ci sono state aliquote di votanti alte, cioè si ha la sensazione che il corpo elettorale ci senta di più quando è in gioco la Costituzione, cioè le regole di fondo della convivenza. Quindi ci sono occasioni, ci saranno occasioni per affrontare seriamente il rischio del dictator. Lo uso non in termini letterari, ma semplicemente perché ho fatto un esempio buffo che forse va tenuto presente, ecco. E quindi ci saranno tutto qui, e c'è il nostro impegno, anche in questi giorni è uscito fuori che 180 professori di diritto costituzionale hanno fatto un appello contro questa legge costituzionale. Devo dire, io che ho un pochino di esperienza, ricordo che quando partì la contestazione al disegno di legge costituzionale nel 2016, eravamo 56, me lo ricordo perché il documento lo abbiamo scritto un po' in treno, un po' a casa, scambiandoci le bozze, eccetera, ed eravamo i primi, i promotori eravamo 56 e ci sentivamo piccoli e marginali. Eppure, malgrado le previsioni pessimistiche, è andata bene. Se tanto mi dà tanto, adesso siamo 180. Ricordiamoci che appunto vale la pena
vale la pena, stiamo parlando della Costituzione democratica, noi non abbiamo bisogno di una regressione, noi abbiamo bisogno di una modernizzazione, che è sempre possibile, ma che non è che diventa impossibile, senza una brutta proposta come quella che ci hanno presentato. Grazie. Ringraziamo a nome di tutti davvero per questa rappresentazione, per questa lezione, ma non lo dico insomma in senso antipatico, anzi veramente con grande simpatia, perché ci ha dato davvero tanti elementi di approfondimento, di consapevolezza e di arricchimento anche, e anche conferma l'enorme preoccupazione che noi abbiamo e la forte determinazione che dobbiamo mettere nel combattere questa sciagurata idea di sovvertire, direi, proprio l'ordine costituzionale, sta proprio, quindi una frase fatta, ma ci sta a puntino. E quindi lascio la parola a Bernardo Marasco, il segretario generale della Camera del Lavoro Metropolitana di Firenze, in modo che, diciamo, cominciamo a delineare, per non dire a proseguire nelle nostre lotte, nelle nostre riflessioni. No. Già, per... vieni qua. Sono super per evitare gli strozzanti, sarebbe sgradevolissimo. Sì, sarebbe bruttissimo, dai. Ok, no, io faccio solo ringraziando ovviamente tutti gli ospiti per la serata. Io faccio un riferimento, come dire, prettamente sindacale alla ragione di questa battaglia. La ragione di questa battaglia sta nel fatto che io penso che il fatto che il governo approvi contemporaneamente l'autonomia differenziata e il premierato non ci può far perdere di vista il fatto che nella loro idea queste due cose si compensano. Allora, cosa vuol dire si compensano? Si compensano vuol dire che evidentemente queste due cose parlano la stessa lingua. Che lingua parlano? Parlano sostanzialmente una lingua che dice questo, a mio avviso. Dice che i conflitti sociali evidentemente sono conflitti parziali. Noi possiamo tranquillamente immaginare una parcellizzazione dei conflitti sociali. La traduco meglio. Per loro siamo tutti balneari. Cioè noi facciamo un conflitto sindacale perché abbiamo degli interessi particolari, non perché abbiamo una visione generale. E quindi immaginiamo che la società sia permeata, loro immaginano che la società sia permeata da conflitti che non hanno una visione generale, un'idea generale di società, ma abbiano dei conflitti corporativi che quindi parcellizzano le condizioni in rivendicazioni individuali o comunque parziali, e che quindi spetti alla politica e non alla partecipazione dei cittadini fare una sintesi attraverso una versione plebiscitaria della democrazia. Cioè, da una parte si parcellizza il paese in tanti pezzi, come fa l'autonomia differenziata, cioè si divide tutti, si seleziona tutti, si fa stare tutti più isolati, più soli, più parziali e senza una visione generale, perché la visione generale ve la dà il duce. Non so se è chiaro, perché a questo punto la sintesi la fa la dimensione plebiscitaria che voi gli riconoscete al capo di fare una sintesi, perché voi non siete in grado nelle vostre battaglie di avere una visione generale. Invece il sindacato confederale generale ha una visione generale. Quando fa un conflitto parziale vuole un avanzamento delle condizioni di tutti, fa quella battaglia perché quella battaglia è esemplificativa dell'intero progresso di emancipazione della cittadinanza italiana. Questo è quello che è negato a questa riforma, che è alla base della nostra democrazia. La nostra democrazia è fondata sul lavoro, non solo perché ovviamente è la nostra forma di definizione di partecipazione alla società, ma perché attraverso quell'elemento noi possiamo partecipare da una forma alla democrazia, perché la democrazia è partecipazione. Ma in un mondo in cui tutto è parcellizzato, in un mondo in cui ognuno ha la sua autonomia e in cui l'unica ricostruzione è data da un premier che si fa leggere insieme alla maggioranza e che quindi decide tutto, vuol dire che il conflitto sociale non arriva
alla capacità di determinare e di vivacizzare la democrazia. Guardate che non è una novità, io la butto giù brutta, ma oggettivamente la cultura politica del ventennio era fatta di questi particolari. Esisteva una dimensione corporativa dell'idea di società e una dimensione autoritaria della sintesi politica. Quindi il motivo per cui noi siamo in campo è che l'idea che noi ci chiamiamo CGL, cioè Confederazione Generale del Lavoro, significa che quel generale sparisce in un'idea in cui la democrazia non è più una democrazia partecipata, in cui gli elementi sociali sono degli elementi che determinano la vivacità democratica. Questo è un governo che, come vediamo da come reagisce, dalla dimensione brutale del loro modo di intendere anche il conflitto democratico, sicuramente non ritiene che la partecipazione sia l'elemento decisivo con cui si fa crescere il paese, ma anzi, se ognuno sta al suo posto è parecchio meglio. E questo mi sembra l'elemento che ci chiama tutti in campo in questa battaglia, perché stare tutti al proprio posto parecchio meglio a noi non va bene. Noi siamo giustamente a far valere quello che sono le nostre idee per il progresso della società. Non deleghiamo a qualcuno con un voto quello che può essere fatto nell'arco di 5 anni di governo. Noi tutti i giorni, con le nostre battaglie, con la partecipazione, con le forme di attività che mettiamo in campo, facciamo vivere la società e pretendiamo che la società sia viva e democratica e sia in grado di recepire questa forza. Io penso che questo sia il tema di fondo. È per questo che, come CGL, noi saremo impegnatissimi in questa battaglia, è per questo che noi trasformeremo quella rete di associazioni che è la via maestra, quindi quella rete di associazioni che ha fatto la battaglia per la pace, che ha fatto la manifestazione per la sanità, che è stata attiva in questo anno e che è un insieme di associazioni vastissimo, la allargheremo ulteriormente ad altre realtà sindacali e associative che vogliono entrarvi, e allargheremo questa cosa, questo grande spettro di movimenti sociali e culturali associativi anche alle forze politiche dell'opposizione, per costruire insieme un comitato promotore che intanto vada a colpire il primo tassello di questa riforma, che è quello dell'autonomia differenziata. Vogliamo che questo elemento di partecipazione delle forze sociali siano degli elementi, diciamo, di supporto e anche, se volete, di spinta alle opposizioni politiche, perché ci sia una battaglia comune contro questo processo che ha troppi ricordi del secolo scorso che non vogliamo vedere. Quindi su questo la CGL sarà in campo, e lo sarà in campo anche, spero, riuscendo a coinvolgere le intelligenze migliori che hanno caratterizzato, come avete visto in questa giornata, la nostra possibilità di spiegare le ragioni della democrazia e della nostra Costituzione. Io penso stasera, per noi non è che abbiamo iniziato stasera, però io la prendo come un, diciamo, l'avvio di una fase nuova. Io penso che stasera sia stato bene aver fatto così, abbiamo ascoltato un inquadramento che credo sia molto importante, cioè non abbiamo cominciato subito il dibattito, per capirci, anche se fare dibattito sarà fra l'altro complicatissimo. Perché, volevo dire, abbiamo qualche nostro amico parlamentare, io vedo che mi manda le come si dice, sul telefono le riprese di alcune sedute, effettivamente sono preoccupanti. Infatti lo dico in maniera assolutamente tranquilla, a parte il livello del dibattito, che io pure ho la percezione, sono, è in Parlamento, insomma, abbia un livello adeguato, insomma, a volte veramente si scende bassi, visto i temi delicati, è molto preoccupante. Ecco, sarà difficile sul territorio fare dibattiti, cioè mettere a confronto posizioni diverse, lo dico subito, questo mi dispiace, non lo dico per, mi dispiace moltissimo, comunque è importante avere degli inquadramenti, essere rigorosi, secondo me, cercare di non buttarla in caciara, perché verrà buttata in caciara, e quindi, siccome non voglio fare il facile, come si dice, profeta, ma avremo
una discussione che si intreccerà in autunno con una fase economico-sociale complicata, lo sappiamo, non se ne parla, ma sarà così. Non vorrei che si mescolasse in tutto e si perdesse il bandolo poi di un ragionamento. Quindi teniamoci molto aderenti ai temi e facciamolo in tutti i modi possibili, cercando di essere inclusivi al massimo. Allargando, io la penso così, perché si sta parlando della casa comune. E quindi se poi abbiamo idee diverse su altri punti, non facciamoci in maniera reciproca l'analisi del sangue, per valutare le coerenze di tutti. Tutti abbiamo coerenze, storie, incoerenze, eccetera, veniamo da storie differenti, eccetera. Guardiamo di ricostruire che cosa? Quello spirito costituente che ormai dovrebbe essere, almeno insomma, non da ora, insomma, un po' convinzione diffusa, spero, che senza lo spirito costituente e non si mette mano a qualcosa, insomma, è difficile. Perché quando si mette mano appunto ai soprattutto nei suoi aspetti fondamentali come l'ordinamento, senza che ci sia questo spirito costituente, non è un vogliamoci bene, ma è la percezione di sentirsi parte di un progetto comune, anche con le differenze anche radicali dal punto di vista ideologico, eccetera, perché se non c'era questo non c'era nemmeno la Costituzione, no? Questa Costituzione. Non siamo dentro questo mondo, anzi io credo che ci sia molto già di cultura post-costituzionale. Io lo vedo a volte nell'insofferenza con cui certi argomenti vengono recepiti, perché volevo dire, noi bisogna guardare anche alle gente, alle persone che sono magari distanti, che con cui abbiamo difficoltà a entrare in contatto, ecco, c'è già questo, e questo è molto, credo bisogna tenere conto, quindi essere molto inclusivi, guardando anche, lo dico perché io sono il segretario dei pensionati, alle generazioni più giovani, e quando parlo delle generazioni più giovani, con tutte le differenze, noi siamo genitori e nonni, io ho difficoltà sulla fascia dei miei figli, 40 anni, 50 anni, 40, ai quarantenni, dai 35 anni in su, trovo più recettività nei più giovani, per esempio. Questo è un dato di riflessione che bisogna fare, che interroga anche noi. Questa generazione, questa fascia di età, trova più difficoltà, ho visto dei primi dati, e anche il luogo dove si concentra l'astensionismo in maniera massiccia. Quindi bisogna trovare occasioni, perché noi con le scuole ne abbiamo occasione di parlare, indirettamente ovviamente, con tutte le cose che ci guardano, la legalità, tante cose, lo sapete, però teniamo conto anche di questa fascia che sono poi spesso anche per come sindacato, no? I delegati delle nostre aziende, eccetera, che magari sono anche vicini al sindacato su certe tematiche, ma su altre hanno respirato un clima, sono cresciuti, sono formati in un clima, diciamo, molto critico da questo punto di vista. Ecco, quindi dobbiamo iniziare questo cammino che speriamo ci dia l'opportunità che diceva il professore, proprio perché è una cosa delicata. Tre flash e ho finito per salutarci, insomma, ecco. Quindi ne discuteremo con tanto di domande, se è possibile ricongeremo anche il professore, cercheremo di chiarire tutto quello che c'è da chiarire. Diceva giustamente modernizzare ma non regredire. Ecco, il primo credo input che noi dobbiamo cercare, parlando con le nostre persone ci stanno vicine, quando le incontriamo in tutte le occasioni, noi non siamo quelli che diciamo non c'è da fare nulla, tutto è fermo, ci sono delle cose. Se scegliamo l'impianto parlamentare, come ci veniva ricordato ora, ci sono delle cose da fare, ci sono delle cose. Io non sono un tecnico, non dobbiamo essere noi, ma dobbiamo affrontarci. Penso, come si dice, al tema anche di come sono regolati i lavori parlamentari. Penso a questa situazione per cui noi abbiamo contrastato la fine del bicameralismo, ma dobbiamo essere onesti fra di noi, ormai il bicameralismo non c'è più, perché c'è un accordo, non so se accordo, se sono i fatti ti trascinano, per cui ormai le leggi vengono in qualche modo discusse spesso da un ramo solo del Parlamento, l'altro ratifica. Ce lo dicono i parlamentari, non è che lo dico io. E quindi dobbiamo affrontare questo tema. C'è il tema di una legge di riforma dei partiti, perché diventino coerenti e adeguati all'articolo 49 della Costituzione. Il tema delicato, quindi ci sono tante cose da fare. C'è il tema della legge elettorale, per rimotivare le persone ad andare a votare, a scegliere i propri rappresentanti. C'è il tema del finanziamento della politica, che è un tema delicato.
su cui abbiamo un po' tutti respirato un'aria populista, dobbiamo dirci. E qui dobbiamo riprendere, non è vero che o si fa così o voi siete quelli che dite che bisogna star fermi, no, ci sono tante cose da fare. C'è il tema dei conflitti di interesse, ci sono cose, e me lo sto mettendo io, fra l'altro, po' a memoria, ma riprendo un po', credo, da quel volumetto che il professore citava all'inizio, quando dice ma cosa fare? Ci diamo tutta una serie di opportunità, naturalmente, per ridare sangue alla scelta fondamentale del sistema parlamentare. Quindi la politica, noi siamo un grande compito. Poi c'è la cosa che diceva Bernardo, è chiaro che per noi è fondamentale un rapporto con la rappresentanza, altrimenti noi davvero, io sono d'accordo con quello che diceva Bernardo, saremo risucchiati, o diventiamo anche noi una corporazione, o diventiamo il sindacato totalmente schiacciato sulla maggioranza di tutto. Hanno vinto quegli altri, se sono diversi da noi, noi facciamo, possiamo solo fare confusione. Quando toccherà a quegli altri, forse possiamo ottenere qualche cosa. Questa è la fine del sindacato come l'abbiamo conosciuto in Italia. Già ha tanti problemi, lo sappiamo, per rappresentare le persone, il lavoro in genere. Se ci mettiamo questi massi, evidentemente non svolgiamo più questa funzione. Perché noi siamo questi. E noi siamo quelli che discutiamo con il sindaco o con il presidente del consiglio, abbiamo degli interessi da rappresentare, cerchiamo di farli inquadrare in un interesse generale. Quindi un interesse generale, poi cosa facciamo? Questa cosa che non piace, a partire dalla Presidente del Consiglio, facciamo un contratto, un compromesso, che è l'anima della democrazia. Parola che non piace, no, mi piaceva quando ero giovane, ma è l'anima della democrazia, perché senza compromesso dove sta? C'è chi vince e chi perde, ma in maniera irreversibile se non ci fosse un compromesso, perché anche quando perdo spero di poter poi rimettere in moto il meccanismo e viceversa. Quindi questo è un tema fondamentale. E poi c'è un'ultima cosa che volevo dire. Dopo alcune settimane fa, cominciando un po' a cercare di raccogliere qualche documento, discussione su queste cose, leggevo proprio una citazione che fa il professor Di Siervo, parlando, mi pare, della nascita della Corte Costituzionale in Italia. E conclude l'articolo, però mi dia se sbaglio, citando Guarino, all'epoca ministro eccetera, il quale dice, fa una citazione della Costituzione e dice che la Costituzione è come una rete che viene gettata, diciamo, nella società italiana in questo caso, e questa rete che si butta nella società ha questo compito: più le dinamiche sociali sono agitate, più che i soggetti che si agitano, che lottano, che confliggono, si trovano però irretiti in questa rete che è la rete della Costituzione. E il professore dice, questa è un'immagine suggestiva, apparentemente per me è stata quasi un'immagine negativa, ovvero la Costituzione ci blocca, ci irretisce. E invece devo dire, siccome questa è una riflessione di carattere generazionale, noi siamo stati una generazione esercitata tanto, e noi non abbiamo fatto la Costituzione, l'abbiamo ricevuta dalla generazione precedente, ma con l'esperienza del dopo. E noi abbiamo scoperto, quando anche vedevamo che la Costituzione poteva per noi apparire anche quasi un limite al movimento, alle cose, in realtà ci ha protetto, perché ha selezionato il buono, anche nei momenti più tremendi. Pensiamo al periodo del terrorismo, per esempio. Ma se non avessimo avuto questa rete di protezione, che cosa sarebbe successo rispetto alla difesa della democrazia? Ecco, io penso che noi abbiamo questa società molto frammentata, così orientata populisticamente, qui ci sarebbe una riflessione anche per noi, ha bisogno ancora della protezione di questa rete che si chiama Costituzione. Quindi guardiamo per noi, guardiamo soprattutto in avanti, per cui ci saranno da fare molte cose, insomma. Ecco. Sono davvero sentiti e sinceri. Io ci salutiamo e vi saluterei
ricordando anche un altro pezzettino di questa storia della Costituzione che non ho fatto nell'introduzione, ma a cui tengo personalmente molto, abbiamo fatto anche l'iniziativa al cambio del lavoro, e di ricordare che quella Costituzione è anche il frutto del primo voto delle donne e del lavoro di 21 madri costituenti, quindi per noi è un motivo in più per lottare per questo.